Ciao, oggi metteremo a confronto la piattaforma di Etsy con la piattaforma di Amazon e vedremo quindi quale potrebbe essere la scelta migliore per te per iniziare il tuo prossimo business online. Innanzitutto dobbiamo capire che quando parliamo di Etsy parliamo della vendita di prodotti personalizzati o comunque della categoria handmade. Quando parliamo di Amazon dobbiamo capire che sicuramente c'è Amazon Handmade come categoria, ma il business principale sui prodotti di Amazon sta sicuramente su tutte le altre categorie di prodotti, quindi è una parte di Amazon, l'Amazon Handmade, mentre Etsy si specializza proprio sui prodotti personalizzati e sul handmade. Dal punto di vista quindi della specializzazione, sicuramente Etsy è specializzato in questo, quindi se hai dei prodotti handmade sicuramente ti consigliamo Etsy magari come inizio e poi proseguire anche con Amazon Handmade. Dal punto di vista della gestione logistica, Amazon sicuramente ha il vantaggio della gestione FBA, quindi Fulfillment by Amazon, quindi la logistica gestita da Amazon, mentre con Etsy è il venditore che deve spedire direttamente al proprio cliente, quindi questo sicuramente è un vantaggio dal punto di vista di Amazon. Contatti con i propri clienti. Sicuramente su Etsy c'è la possibilità di avere più un contatto diretto, quindi magari di vedere anche i contatti dei propri clienti, mentre come sappiamo Amazon oscura i dati dei propri clienti proprio perché preferisce tenersi i dati all'interno dei propri database e non diffonderli, quindi questo sicuramente è un aspetto da considerare. Politica dei resi. La politica dei resi su Amazon Handmade è sicuramente più rigida, così come la politica dei resi in generale su Amazon, mentre su Etsy è una politica un po' più libera, diciamo, quindi c'è più flessibilità per i venditori da quel punto di vista. Ora, se noi consideriamo esattamente la categoria handmade, quindi se l'intenzione è quella di vendere solo prodotti personalizzati, sicuramente da questo punto di vista Amazon è più punitivo, anche perché noi sappiamo che già la procedura di selezione, di personalizzazione del prodotto online è più difficile, quindi se poi si ha un reso rispetto a un prodotto standard che magari possiamo rimpacchettare e rispedire al cliente, con il handmade sicuramente il venditore ha più un problema. La promozione c'è sia su Etsy che su Amazon. Da quello che abbiamo osservato noi, la promozione su Amazon spesso può essere meno efficace rispetto a quella su Etsy. Parlo strettamente della categoria handmade e non in generale. Probabilmente perché magari la promozione su Etsy, essendo un sito specializzato, è ottimizzata meglio, quindi anche il target di persone a cui vengono mostrate le promozioni è diverso rispetto a Amazon, che magari ha un target più ampio. Quindi questo sicuramente influisce anche i risultati. La politica delle performance, anche qui Amazon ha una politica molto più rigida, mentre Etsy ha una politica un po' più flessibile, come dicevamo, quindi da questo punto di vista sicuramente per il venditore è un vantaggio. Poi un altro aspetto importante è che la piattaforma di Etsy ti permette di costruire più rapporto magari diretto con il tuo cliente, perché il cliente di Etsy, che spesso è un target femminile, prima di acquistare semplicemente un prodotto magari preferisce anche capire qual è la storia, magari preferisce capire qualcosa in più rispetto anche al produttore, quindi c'è questa relazione, questa storia che viene condivisa tra il produttore e il consumatore finale. Su Amazon sicuramente c'è spazio per mostrare il proprio brand al cliente, considerando però che Amazon tendenzialmente tende a spingere il proprio brand, sicuramente questa cosa, diciamo, è un po' più difficile. Quindi in conclusione cosa possiamo dire? Cosa conviene fare? Conviene vendere su Etsy oppure su Amazon Handmade? Allora, è una questione molto interessante. Dal nostro punto di vista, sicuramente se avete dei prodotti personalizzati, quindi dei prodotti handmade, Etsy è una piattaforma specializzata da cui vale la pena iniziare. Poi Amazon Handmade, che intanto si sta ancora evolvendo, sta migliorando, magari un domani diventerà effettivamente anche questa una piattaforma molto forte, concorrente di Etsy. Quindi sicuramente potete iniziare con Etsy e poi utilizzare Amazon Handmade come secondo canale per ampliare il vostro business. Se invece non avete dei prodotti
personalizzati, ma volete costruire un business scalabile, quindi con dei prodotti ciclici dove potete aumentare sicuramente di moltissimo il fatturato, in quel caso assolutamente Amazon, perché oltre al handmade ovviamente ci sono tutte le altre categorie che vi permettono di creare un business e di vendere i vostri prodotti con fatturati molto più elevati ad Etsy, anche perché è un sito sicuramente meno conosciuto rispetto ad Amazon. Quindi commentate sotto nei commenti, fatemi sapere se vendete già su Etsy, se avete intenzione di vendere su Etsy e se vendete magari su entrambe le piattaforme e come vi trovate anche voi. Ciao e al prossimo video! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!